Sarebbe un pescatore arrestato dai carabinieri della stazione di Fasano il responsabile di un incendio aggravato avvenuto la notte tra martedì e mercoledì. L'uomo avrebbe raggiunto il parcheggio dell'ufficio locale marittimo di Savelletri e cosparso il veicolo del sottufficiale Vito Domenico De Mario di liquido infiammabile e avrebbe appiccato il fuoco che distruggeva completamente la vettura. Il movente dell'atto intimidatorio del 44enne fasanese, secondo le indagini, sarebbe da ricercare in un verbale amministrativo che il sottufficiale aveva elevato al pescatore. Esprimere indignazione e solidarietà a nome della città e dell'amministrazione di Fasano, il sindaco Francesco Zaccaria. Abbiamo manifestato al comandante De Mario come sindaco, come rappresentante delle istituzioni, la vicinanza anche della cittadinanza per l'atto vandalico criminoso che ha colpito la delegazione di spiaggia di Savelletri, la sua persona. Le indagini sono partite immediatamente, ringrazio il comandante Massimo Cicala della compagnia di Fasano dei Carabinieri per il tempismo e la solerzia con la quale sta conducendo le indagini. Speriamo a brevissimo di dare buone notizie circa l'evolversi dell'inchiesta e questo restituirebbe serenità alla comunità di Savelletri che già qualche giorno fa è stata destinataria di un altro atto criminale. Le cui indagini sono ancora in corso. Quindi vicinanza al comandante De Mario, a tutti i componenti della Capitaneria di Porto di Savelletri da parte della cittadinanza e mie personali.